La gestione delle presenze, che non è la gestione del personale. Nel mio libro Diventa Restaurant Manager c'è proprio un capitolo dedicato alla gestione delle presenze. Beh, un'agenda, mi scrivo chi c'è e chi non c'è, a che ora arriva, a che ora arriva, a che ora se ne va, è tutto fatto. Sì, infatti non è da una vita che giro per ristoranti e vedo liti sul fatto che avevo fatto un'ora di più o un'ora di meno. La gestione delle presenze è qualcosa su cui c'è una teoria, c'è una scuola, c'è gente che va a fare un master all'università per imparare a gestire le presenze. Quindi evidentemente qualcosa da dire c'è, e ci sono applicazioni che vi consentono di fare la gestione delle presenze, e quasi tutte le aziende al di fuori della ristorazione, devo dire, hanno applicazioni che consentono questa cosa, quindi vuol dire che un motivo c'è, a maggior ragione nella ristorazione, dove spesso tra turnover, gente che va e gente che viene, gente che fa 2 ore al giorno, gente che ne fa 15, gente che viene 2 giorni alla settimana e 4 no, e così via, a maggior ragione dovrebbe essere importante. Si può fare in 2 o 3 modi diversi, e ne parlo nel mio libro. Perché non ce ne parli qui? Perché poi non vi comprate il libro. O no? Se volete saperlo, leggete. Ma quello che c'è, poi non è un libro sulla gestione delle presenze, ma è una delle cose che un restaurant manager deve conoscere. È un tema che deve essere proprio del restaurant manager. Perché non sei un restaurant manager se tra le cose che non sai c'è la gestione delle presenze. Perché il restaurant manager nell'ambito del ristorante è a tutti gli effetti quello che in altri ambiti chiameremmo direttore personale. E tu, se direttore personale e non sai niente di gestione delle presenze, e cominciamo bene, pensavi che il tuo lavoro fosse portare i piatti. Portare i piatti sono i camerieri che devono farlo, senza denigrare il lavoro di nessuno, però non è tuo. Tu dovrebbe essere restaurant manager. E manager non vuol dire che porti i piatti. Magari qualche volta un piatto lo porto pure. E mi è capitato spesso di portare qualche piatto facendo il restaurant manager, ma non è il mio lavoro. E se poi scopro che un cameriere lo fa meglio di me, è giusto che sia così. Perché è suo di lavoro, non il mio. Ma il manager so farlo meglio di me. Allora, gestione delle presenze. Senza voler scrivere un libro sulla gestione delle presenze, ho scritto qualche pagina, però qualche pagina è giusto che ci sia nell'ambito delle mansioni di una persona che voglia occupare questo ruolo all'interno di un ristorante, di un albergo, di un hotel, di quello che è, un bistrò, una trattoria, una mensa, quello che fa. Io conosco mense con 40 persone dipendenti, non è che perché c'è scritto mensa vuol dire che siamo 2 gatti, è proprio l'inverso, anzi a volte c'è più personale in una mensa che in un ristorante. Va bene, direi che possiamo concludere qui. Vi ricordo che il libro potete comprarlo a 50 euro, comprensivo di tutto il materiale di cui a corredo, una roba che non finisce mai, tant'è che ho dovuto zipparla per darla assieme al libro. Per comprarlo, i soliti riferimenti che conoscete, li vedete qui in giro sul mio video, e quindi a questo punto direi che ci possiamo salutare. Ciao!